Ciao amici, in tanti mi avete chiesto di dare qualche consiglio su come dimagrire le gambe ed eccoli qui. Era ora! Eh sì, gambe e cosce sono punti critici per molte donne. Il primo passo per affrontare il dimagrimento delle gambe è fare il test del grasso sulle cosce. Test del grasso sulle cosce? Che paura! Ho fatto vedere come fare in questo video. Una volta che avete verificato se le gambe sono grosse per il grasso o per i muscoli, ecco 6 esercizi efficaci per snellire le vostre gambe. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E alla fine del video ho preparato un regalo per tutte le amiche e gli amici che vogliono tenersi in forma. 1. Jump squat. Partite in piedi con le gambe aperte alla larghezza del bacino. Ruotate leggermente in fuori le punte dei piedi, il peso del corpo perfettamente al centro. Portate le mani incrociate dietro alla nuca senza spingere. Piegate le ginocchia come per sedersi su una sedia portando i glutei indietro con il busto eretto. Mantenendo gli addominali contratti, fare un salto. Va bene anche un saltino o un molleggiamento a seconda della forma fisica. L'importante è fare l'esercizio ma non farsi male. Fate 3 serie da 15 ripetizioni. 2. Affondi con torsione del busto. Si parte da in piedi con le gambe aperte a larghezza del bacino. Prendete un mattarello, un ombrello lungo o un manico di scopa con tutte e due le mani. Portate le braccia in alto con la schiena dritta. Inspirate e portate indietro il piede destro per eseguire un affondo. Espirate e fate una torsione del busto a destra remando col mattarello verso l'esterno. Tornate in posizione di partenza e fate lo stesso partendo con il piede sinistro e remando a sinistra. Eseguite l'esercizio in serie da 30 secondi con 10 secondi di recupero. 3. Step knee up. Per questo esercizio bisogna mettersi in piedi davanti allo step, ma va bene anche uno scalino. Appoggiate il piede sinistro sullo step e spingete verso l'alto salendo sullo step. Alzate la gamba destra piegando il ginocchio fino ad arrivare con la coscia parallela al pavimento. Le braccia si devono muovere alternate alle gambe. Quando sale la gamba destra, sale il braccio sinistro e viceversa. Fate attenzione a tenere la schiena dritta, i glutei contratti e le gambe un po' piegate. Alternate gamba destra e sinistra facendo delle serie da 15 ripetizioni. Come consiglio sempre nelle mie consulenze di naturopatia del mio sistema di salute naturale, la cosa importante è fare l'esercizio nel rispetto della propria costituzione e forma fisica. Quindi scegliere il ritmo, l'intensità e le ripetizioni in base allo sforzo che potete permettervi. Quando si fanno esercizi per dimagrire, nel mio sistema la cosa più importante è divertirsi e trascorrere momenti piacevoli. Così avremo sempre più voglia di tenerci in forma e i risultati non tarderanno ad arrivare. Bene amici, oggi abbiamo visto gli esercizi mirati per l'allenamento delle gambe. Per vedere tanti altri video di esercizi per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Vi lascio in descrizione la playlist con gli esercizi di Serena se volete provarne di nuovi. Se amate leggere, in descrizione trovate il link ai miei libri ed ebook. Mantenersi in forma è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Ed ecco il mio regalo per voi. Potete preparare una golosa ricetta di frullatone bruciagrassi per reidratarvi dopo lo sport o come spuntino spezzafame amico della linea. Link qui sotto in descrizione. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.